Carissimi amici, oggi la macchina del tempo ci porta all'inizio degli anni 70 e in particolare si parla di rally e di come si guida nei rally. Il protagonista è la Fiat 124 Spider, che qui vediamo in un bellissimo modellino della 4 ruote collection, e poi c'è anche la 128. Qui ho la versione berlina normale, però in realtà lì si tratterà della 128 rally, e quindi vediamo alcuni consigli di guida, alcuni trucchi dei piloti di rally. Ce la vediamo insieme e ritorniamo nelle atmosfere del periodo con la sigla di Carosello. A voi! Abbiamo dedicato questa nostra inchiesta al mondo del rally. I nostri operatori e i nostri fonici, seguendo dei piloti come Paganelli e Ceccato e degli ammiratori occasionali, hanno colto momenti veri di questa emozionante manifestazione di regolarità. Come un tempo le grandi corse su strada, oggi i rally hanno per protagoniste assolute le vetture dell'utente medio. E anche se è vero che alcune macchine da rally sono preparate alla competizione, è altrettanto vero che i piloti sono diversi dal normale automobilista. Scusi, dov'è che ci sono le prove del rally? Assunto da quella parte là. Di là? Sì. Grazie. Sapere che potenza ha. Glielo dico io, ha la potenza massima di 67 cavalli a 6200 giri. Ma il carburatore è normale? No, il carburatore è a doppio corpo e l'albero di distribuzione è modificato. Farà almeno i 150 all'ora. Sì, io so anche un'altra cosa, se le interessa. Ha l'impianto frenante con circuiti separati e in aggiunta servofreno a depressione. La conosci bene tu, eh? Ah, senta, mi può pulire anche i fanali? Subito. Ha visto? Ci sono i quattro proiettori anteriori che hanno le lampade allo iodio. Allora, 1000, 2000 e 3000. Grazie. Sottino, andiamo. Bene, andiamo. Senta, guardi qui la strumentazione. Contagiri, termometro per l'acqua e manometro per l'olio. Sei proprio tutto, no? Mi fa impazzire, stiamo seguendo le prove del rally. Buon divertimento. E grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buon viaggio. La curiosità che destano macchine e piloti è fortissima, tanto che gli appassionati non pongono limiti per avere l'occasione di entrare in contatto con gli specialisti, soprattutto durante le prove. Ma quello che affascina del rally è l'avventura, comune agli specialisti così come agli appassionati. C'è in entrambi la gioia di evadere dalla routine dell'uso dell'auto come mezzo di trasporto convenzionale per entrare nel mondo magico dell'avventura automobilistica senza peraltro uscire dal lecito economico-sociale del nostro modo di vivere. Lo voglio domandare a qualche pilota vero. Che cosa vuoi domandare? Se ci insegna qualche trucco dei rally. Ma va. Ci deve essere un modo speciale di portare la macchina. Quando un appassionato riesce a stabilire un rapporto diretto con qualcuno dei protagonisti di rally, allora inizia un rituale dialogo tecnico, forse atteso per anni. Hai visto? C'è Ceccato. Anche Paganelli. Lui è campione d'Italia.
Paganelli! Che c'è? Paganelli, vorrei chiedere una cosa. Noi abbiamo una macchina nuova con un pilota un po' scarso. Venga a insegnare a mio fratello. Sei un bel tipo. Vede, noi siamo lì. Glielo chiedo anche a Ceccato. Ah, voi tutta la squadra. Dopo glielo dico. Intanto vieni con me che ti mostro l'officina via tra. Ehi, Gino, cambia le ruote anche a me dopo. Mentre cambiano le gomme, venga a provare la 128 rally. Va bene, andiamo. Sei contento? Le presento mio fratello. Paganelli. Piacere, è stata un'idea di Tino. È simpatico. Gli ho promesso anche un giro con Ceccato. Ah, grazie. No, il rally non è per i bambini. Tu sta qui con Russo, eh? D'accordo, va bene. Vieni qua tu. Vedi, per il ghiaccio ci vogliono questi tipi di pneumatici coi chiodi. Senta, Paganelli, qual è l'elemento principale per essere un buon pilota di rally? Ma forse la capacità di un rapido adattamento ai continui cambiamenti di guida dovuti allo stato delle strade e alle condizioni meteorologiche. Insomma, occorre sapere guidare bene in molti modi e proprio per questo non ci si improvvisa piloti di rally. Ma c'è un modo particolare per usare il cambio? Beh, quando si passa da una marcia superiore ad una marcia inferiore è consigliabile fare la manovra di punta e tacco. Così si può rallentare senza far perdere di giri il motore. Già, questa macchina, la posizione dei pedali è ideale per fare punta e tacco. Certo però che bisogna allenarsi. E come vanno tenute le mani sul volante? Ma non c'è una posizione obbligatoria. Ogni pilota usa quella che è più comoda per lui. Comunque di solito la migliore è quella delle 10:20, cioè mano sinistra un po' in alto e quella destra verso il basso. Ehi, Pino, vedi? Dobbiamo andare a vedere come sono le strade qui. Bisogna provarle almeno un paio di volte. Proviamo prima questa qua, va bene? D'accordo, questa deve essere innevata. Ceccato, adesso tocca a lei. Ceccato, com'è la guida frenata? Si entra nella curva in pieno e mentre col piede sinistro si frena, col destro si accelera. Si guida così nello sterrato e sul ghiaccio, usando anche il freno a mano per far ruotare volutamente il retrotreno a bandiera. Ma per partire sul ghiaccio invece bisogna aumentare la velocità gradatamente. In curva evitare manovre brusche, usare il controsterzo e, come le dicevo prima, frenare col piede sinistro e accelerare col destro. Anche nei tornanti? Sì, ma questa è una manovra che si impara col tempo e con un certo allenamento. Mi piacerebbe correre così. Però tenga presente che noi quando facciamo i rally corriamo su tratti di strada chiusi al traffico. E non le consiglio di mettersi a correre solo perché il motore glielo permette. Noi, in prova in gara, abbiamo il navigatore che ci avverte com'è una certa curva, se possiamo spingere o se dobbiamo rallentare. Insomma, non facciamo mai niente di avventato. Arrivederci, ragazzi. La nostra inchiesta e intervista è finita. E ci sembra opportuno ricordare che la parola rally ha il doppio significato di ritrovarsi insieme con entusiasmo ed essere capaci di recuperare rapidamente nelle difficoltà. I piloti continueranno le prove per affinare le loro capacità tecniche e aumentare la loro esperienza. Gli appassionati ritornano a casa con qualche insegnamento utile e molti sogni che vorrebbero tanto che si avverassero.